Buongiorno Danes, campionato CCST, 21esima gara dell'anno, oggi 3 ottobre 2021. Partiti! Marco Isgro, bell'assist di Marco Isgro per Umberto Locas. La conclusione di Umberto Locas nel po' centrale favorisce la parata di Santino Liotto. Trusiano allora, Trusiano che tocca e poi il primo gol della giornata, un classico infortunio, Giuseppe Sgro manda in gol autorrete. Vedete allora il tocco di Trusiano e Giuseppe Sgro che interviene con un modo che lascia un po' di stucco a Santino Liotto. Stangherlin allora che conclude così con un tiro qualche metro fuori. Marco Isgro lanciato, lascia per Umberto Locas il bel servizio e poi Marco Isgro che non riesce a trovare l'apertura di piede vincente. A terra Marco Isgro e Maisan. Umberto Locas. Locantro, gol! Ora Cattafi, il suo bel tiro viene deviato in calcio d'angolo dal portiere della Vigo. Quattrocci. E il gol di Stangherlini, credo. Contro Marco, bello l'assist di Marco, ancora bello contro e Umberto Locas da lontano un tiro che va a colpire il palo interno, occasione da gol mancata per la Vigor. Ancora una conclusione di Stangherlini, ma questa volta il portiere para. Giuseppe Sgro potrebbe anche tirare. Si tenta ora il tiro e la parata del portiere. Ancora Umberto Locas che ci tenta, ma Santino Liotto questa volta non si fa sorprendere. Il tiro di Umberto Locas va fuori. La conclusione di Marco che va fuori. L'ottimo assist di Vitale 1. Trusiano! E allora calcio di punizione tira Stangherlini che colpisce Nino Lamalfa in pieno. E allora tira Stangherlini, il portiere non lo tocca, prende il pallone ritorna indietro, arriva Maisan e lo mette dentro, gol per pareggio 2-2. Gol del pareggio del 2-2 discusso, c'è un fuorigioco, forse sì, forse no, vedete voi, guardate la posizione di Italiano e di Antonio Maisan. Da questa posizione potrebbe nascere appunto il dubbio se era fuorigioco, sì o no, sì o no. Ennesima conclusione ancora sbagliata di Umberto Locas. Abbiamo così concluso con un pareggio oggi 2-2 tra Atletico e Vigor. Bye bye Danes, lasciateci alle prossime.